Allora, Cateno De Luca, sindaco arrabbiatissimo di Messina, ha detto ci sarò, mi farò arrestare, per ora lo ringrazio di aver accettato il nostro invito, è in diretta con noi proprio da lì, dal porto di Messina. Sindaco, allora? Barbara, non solo nervoso, stressato, ma le aggiungo che abbiamo rintracciato una Renault 4 che era proprio il simbolo di questo esodo, sono dei francesi che hanno attraversato tutta l'Italia, due uomini e una donna, sono riusciti a rintracciarle attraverso una foto stanotte, sono riusciti a farle bloccare, ringrazio la polizia giudiziaria, la sezione della polizia municipale di Messina che si è messa in contatto con i carabinieri di Aci Trezza e siamo riusciti a farli mettere in quarantena, a questi balordi che si andavano a ricongiungere un altro gruppo di francesi. E allora, se queste sono le norme, io non ci sto più, stasera alle 20 sarò qui e se non arriva qualche rappresentante del governo, dal prefetto, a salire per dirmi come si applicano le norme, io non faccio scendere più nessuno, perché noi siamo in trincea, stiamo pregando la gente di non uscire fuori, la gente ci sta seguendo, ma la gente non ce la fa più a vedere queste cose, perché sono le famose norme di plastica, di carta, di chi ci governa e non sa poi a livello pratico come si fanno le cose. E non è possibile, noi non possiamo andare avanti così. Io stasera aspetto qui il presidente della regione, il prefetto, venga chiunque a spiegarci come si devono attuare le norme. Sono dei francesi che hanno attraversato tutta l'Italia. Due uomini e una donna. 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 Una Renault 4 che era proprio una Renault 4 che era proprio una Renault 4 che era proprio una Renault 4 che era proprio. Queste sono le norme. Queste sono le norme.